ricordiamoci di Giudici, però, che Giovanni Giudici, noi abbiamo, quando è scomparso 11 anni fa, era maggio, 24 maggio del 2011, e noi un mese dalla scomparsa, in occasione del suo compleanno, abbiamo fatto questo incontro alla Casa della Poesia, quando era nella Palazzina Liberty, era là. E quindi lo onoriamo a 10 anni di distanza. Maurizio Cucchi appunto ha proposto questa serata, e gli ho proposto, abbiamo concordato, diciamo, due relatori molto più giovani, diciamo, di Giudici, che adesso avrebbe quasi 100 anni, quindi 98 anni. Sono Marco Pelliccioli, nato negli anni 80. L'ultimo libro, L'incarno della superficie, la stampa 2009, e Media e Barbara Autorusso, invece, diciamo, anni 60. No, non si dice anni, no, 80, vero, immagino, dai, 4, più 5. Anni 70, più anni 70, ah, di nascita, di nascita. Ah, pensavo che no, di anni 60 di anni 18 no, no, nati negli anni, ah, negli, certo. Nati negli anni, sì, sì, se avevo 80 anni Marco sembrava che mi portava molto bene. No, che è uscito recentemente per Mondadori, Apolide, un libro di poesie ultimo. Dora, quindi Mary Barbara Autorusso interviene con a distanza, perché è a Trieste, ha una registrazione, quindi la tecnologia, appena trovo il mouse, poi le daremo la voce. Lascio la parola a Maurizio, che va bene. Beh, grazie, sono contento appunto anche per la partecipazione di persone molto più giovani di me, non solo, ma soprattutto perché è interessante vedere che cosa chi è arrivato dopo, quasi nato, nato anche dopo che Giudici da un pezzo si era fermato, dell'importanza, che tipo di reazione ha, hanno di fronte ai suoi testi, perché appunto il poeta vuole durare nel tempo. Sono sicuro che Giudici sia durato e durerà ancora nel tempo, però è interessante vedere il tipo di reazione che hanno persone che non come me hanno potuto conoscerlo ancora da ragazzi, perché così è stato, io l'ho conosciuto che ero un ragazzo, tra l'altro so che doveva venire il figlio Corrado, però non lo vedo ancora, che ho conosciuto quando lui anche era poco più che un bambino, no? Eccetera. Perché io ero stato immediatamente coinvolto nel suo primo libro importante, che è La vita in versi, che esce nel 1965. Non potremo fare l'elenco di tutte le sue opere o parlare di ognuna nel dettaglio, perché la produzione di Giudici è molto varia e anche molto considerevole dal punto di vista anche quantitativo. Ho visto prima che c'era una dicitura nel Wikipedia un po' scema, no, un po' approssimativa, che dice che cos'è, appartiene alla linea della poesia antinovecentesca, che insomma a sto punto non si capisce cosa vuol dire. Comunque, quando esce La vita in versi nel 1965, si tratta di un'opera di una straordinaria novità che non poteva non coinvolgere chi era più attento alla poesia che si stava facendo. Teniamo presente che in quello stesso anno esce la edizione più circolata, perché in realtà era stata un'edizione del 61, dei Novissimi, no? E siamo esattamente nel 1965, quindi con l'affermazione pubblica anche e dirompente, con tutti i meriti e anche con tutti gli equivoci che tutto questo poteva comportare, della cosiddetta neoavanguardia, no? E quindi quelli che venivano dal gruppo 63 e che in quel libro si erano imposti come cinque all'interno di un gruppo organizzato molto bene, anche molto capace di autopromuoversi nel mondo persino. Però in quel tempo appunto ci sono anche altre cose che dimostrano un fatto molto importante che io sempre sottolineo, e cioè la sperimentazione a tutto campo della nostra poesia, vale a dire non soltanto quelli che appunto si dichiaravano sperimentali dicendo di essere avanguardisti, termine che, come mi è capitato di dire quando abbiamo parlato di Zanzotto, lo stesso Zanzotto
che ha sperimentato moltissimo, deprecava in quanto diceva che si trattava di un termine del linguaggio militare, ed era assolutamente indiscutibile, no? Però appunto in quello stesso anno, pensate, nel 65, oltre ai nuovissimi, io mi sono comprato subito, ce l'ho a casa tutto rotto, tutto fatto a pezzi perché l'ho consultato tante volte, soprattutto allora, beh, escono Gli strumenti umani di Vittorio Sereni, Dentro la sostanza di Nello Risi e appunto La vita in versi di Giovanni Giudici. Poi nel 66 uscirà Le case della vetra di Giovanni Ravoni e nel 67 Equilibrio in pezzi di Giancarlo Maiorino e poi anche La tartaruga di Jastrow di Giorgio Cesarano. La sperimentazione quindi era aperta in tutti i campi, solamente che la sperimentazione fatta da questi autori era di ordine completamente diverso. Cioè Giovanni Giudici in fondo recupera anche una possibilità di narrazione impostata in termini quasi, quasi tradizionale, introducendo soprattutto, no, in questa narrazione degli elementi di una realtà quotidiana, semplice e umile, che venivano considerati ordinariamente non poetici. Questo naturalmente lo fanno anche gli autori del gruppo 63, per carità. Però qui entra in una maniera diversa e anche con una organizzazione del testo di straordinaria abilità, perché teniamo presente un fatto molto importante, e cioè Giovanni Giudici è stato un autore che aveva una capacità di gestione dei materiali straordinaria. Tanto è vero che nel corso della sua lunga carriera è riuscito poi a muoversi anche su territori molto diversi, talvolta stupendo quelli che leggevano e lo ascoltavano, perché appunto si parte dalla vita in versi, dove tra l'altro c'è un proclama quasi, scusate, cerco la poesia perché è fondamentale che lui dica che cosa vuole fare e che poi tenga fede a quello che vuole fare, e dice: metti in versi la vita, trascrivi fedelmente, senza tacere particolare alcuno, l'evidenza dei vivi, ma non dimenticare che vedere non è sapere, né potere, bensì ridicolo un altro voler essere che te. Nel sotto e nel soprammondo s'allacciano complicità di visceri, saettano occhiate d'accordi, e gli astanti s'affacciano al limbo delle intermedie balaustre, applaudono, compiangono entrambi i sensi del sublime, l'infame e l'illustre. Inoltre, metti in versi che morire è possibile a tutti più che nascere, che in ogni caso l'essere è più del dire. Vedete come questo brevissimo componimento introduce degli elementi epigrammatici, quasi delle sentenze, no? E lo fa utilizzando però la terzina addirittura, cioè una forma classicissima, che più di questo non poteva essere, ovviamente. Inoltre gioca moltissimo, io l'ho letto come è scritto, gioca moltissimo per esempio su degli a capo, degli enjambements quasi proditori, facendolo con una abilità, no, di gestione dei materiali che è stata straordinaria. Però poi ci sono delle poesie racconto vere e proprie in cui introduce, come dicevamo, degli elementi di un reale considerato basso con assoluta naturalezza, perché noi sappiamo che appunto in genere nella tradizione, in quello che anche a me mi hanno insegnato a scuola, che mi sembrava che non tornasse molto, poi ho dovuto leggermi Eliot per capire che avevo ragione io in fondo, ci sono dei precetti che stabilivano cosa era poetico dal punto di vista della lingua, quale vocabolario prevedeva parole poetiche e quale invece, e poi dal punto di vista dell'esperienza umana, per cui venivano considerati certi aspetti del vivere non utilizzabili in poesia e certe parole altrettanto non utilizzabili. Questi autori, anche in parte quelli del gruppo 63, questo è un altro discorso, però come soprattutto Giudici, Sereni, Maiorino, hanno capito che invece occorreva andare a pescare in una dimensione, tra virgolette, impropriamente considerata impoetica, per dare un'ulteriore energia, un ulteriore vantaggio anche di comunicazione
alla poesia stessa. E tra l'altro il nostro giudice è stato un autore che ha avuto nella straordinaria abilità nella gestione dei materiali una capacità di essere comunicativo, cioè di arrivare anche subito, come rarissimamente è accaduto, ed è una delle virtù più difficili da possedere, cioè riuscire ad arrivare all'interlocutore, no, pur immediatamente o quasi, perché poi è chiaro, nella poesia non ci si può fermare al primo ascolto, no? Questo sarebbe sciocco e banale, no? Quindi nella poesia occorre poi ritornare sui propri passi e confrontarlo come un piccolo insetto parola per parola successivamente. E lui comunque il primo impatto ce lo propone già con straordinaria forza, energia e appunto anche incisività estetica. E questo lo ha fatto fino alla fine dei suoi giorni. È chiaro, ripeto, che parlare di tutto Giudice è un po' complicato, mi piacerebbe poi leggere un paio di testi che ho amato particolarmente, perché poi lui continua e modifica al punto che cerca di alzare il tono, no? Alzare il tono quando uno prevedeva che sarebbe rimasto in questa dimensione di narrazione, anche di una quotidianità, e con attenzione anche delle dimensioni dell'epoca e della sociologia del tempo che ci arrivano oggi, in modo tale che noi riusciamo, attraverso la sua opera, come in modo molto diverso anche in quella di Nello Risi, a capire com'era quel tempo, com'era quell'epoca. Io dico, a noi non ci importa un tubo di conoscere le paturnie del poeta, però se riusciamo a capire com'era la condizione del mondo, del nostro paese, dell'umanità in quel tempo che non tutti hanno potuto vivere, beh, ne abbiamo un contributo straordinario. E in Giudici questo si vede continuamente, anche nella poesia che io ho letto adesso si vede tutto questo. Però appunto la sua ambizione era anche quella di mutare registro, di innalzarsi e di portarsi anche talvolta verticalmente in altre direzioni. Questo lo si vede anche già in O Beatrice, tanto è vero che ricordo che quando uscì qualcuno storceva un pochino il naso, perché diceva, cosa va a fare il giudice, va a fare il tradizionalista a tutti i costi, e non era così semplice, perché poi lui lo dice anche a un certo punto, scusate, c'è una poesia programmatica anche quella, ecco, vabbè, questo è un altro, scusate, dove dice mi piacerebbe, ma non vorrei essere un poeta tragico, scusate se parafraso malamente, eccetera, dove ci fa capire che comunque questa tensione verticale che lui ha dentro non può cancellarla, non può cancellarla, ma però sa che può essere un rischio e può andare in una dimensione enfatica, retorica, che lui non vuole assolutamente praticare, no? Qualcosa del genere lo dice anche Andrea Zanzotto, erano amici, tra l'altro si confrontavano moltissimo, non solo lo dice, ma lo fa quando scrive l'ipersonetto, che è una sorta, io dico sempre, non tutti sono d'accordo, ma comunque che è una sorta di congedo della nostra letteratura da un genere il più nobile che ci sia stato, ma che non si poteva più praticare, perché appunto Zanzotto avrebbe voluto essere quello che va per i campi a passi tardi e lenti, no? Intorno nel suo magnifico paesaggio. E Giudici prosegue comunque alternando talvolta nei vari libri che susseguono, no? Uno bellissimo per esempio è il male dei creditori, che a me sta particolarmente a cuore perché l'ho visto composti passo su passo, perché appunto era molto bello poter incontrare questi personaggi, riceverne delle indicazioni. Io ho avuto la fortuna, perdonatemi l'immodestia, di poterlo fare con Giudici, di poter avere da lui delle dritte sulle poesie che facevo, o magari addirittura di ascoltare da lui, pensate, telefonicamente, no? La poesia che era appena riuscito a fare, che volevo che io ascoltassi per dargli un parere, cosa di cui mi vanto moltissimo, credo, e credo giustamente. Il Ristorante dei Morti segue dopo e siamo ancora in questa direzione. Poi farà una cosa ulteriormente sorprendente con Saluzzo. No, Saluzzo è una poesia in cui lui riprende modalità, la parola stessa,
della poesia provenzale, perché capisce anche che certo noi dobbiamo andare al rasoterra delle cose ed esprimerle perché ci siamo dentro tutti i giorni, ma che meraviglia è stata vedere una poesia che tentasse di portarsi verticalmente più in alto, no? Di ascendere e di toccare appunto il sublime, di cui lui parla anche espressamente nei suoi testi. Ecco. E appunto nel Male dei creditori ci sono dei racconti di una abilità straordinaria legati anche a un personaggio che lui introduce, che è stato definito anche come un suo possibile sosia, eccetera, che verosimilmente anche l'utilizzo di una figura paterna decisiva, ma noi non siamo così sciocchi da andare a cercare dietro il testo le storielle personali dell'autore, perché sono talmente autonome che anche se è vero che quello che ci sta dicendo è realmente accaduto, non è questo quello che conta, anche se molti critici purtroppo sempre si sono divertiti a dirti quello lì chi è, lo conosci, è la sua zio, suo nonno, per carità. Io dico sempre, se non ci basta il barone de Charlus, vogliamo sapere chi era l'ispiratore del barone de Charlus, sicuramente la persona era molto meno interessante del personaggio che ha inventato a Proust, no? In questi tra i testi che io preferisco, adesso ne leggerò uno e poi non voglio esagerare nella mia chiacchierata, introduce delle modalità di atteggiamento di un personaggio in cui sembra andare sul grottesco, va sul grottesco, dà una serie di dettagli, di particolari, delle stravaganze che costui faceva, del suo, insomma, essere una specie di fanfarone questo personaggio, e a un certo punto però abbandona nel finale, dando una stoccata drammatica alla situazione comica e grottesca, per arrivare a una definizione delle cose che va oltre, no? La stessa fisionomia e la stessa vita raccontata da lui del protagonista. Adesso vi leggerei una che ho sempre amato moltissimo, che era uscita, mi ricordo, in prima pubblicazione su una rivista, Paragone Letteratura, che era una rivista meravigliosa, oltretutto, appunto, guarda caso, il redattore che si occupava di poesia a quel tempo era Giovanni Ravoli, e quindi le sue scelte non potevano che essere di altissimo livello. Gli abiti e i corpi, mamma mia, non so più da leggi tu, no? No, perché io non so. Gli abiti e i corpi, ormai sfibrate le asole sapienti, rammendi qua e là, ma gli abiti sembravano come nuovi. Egli, accurato, ogni sera li deponeva sopra una sedia, quali che fossero l'umore o la stabilità, l'uxorio brontolamento che lo affliggeva, e deponeva con essi il tic-tac che gli scandiva giorni e notti, l'oriolo, la tasca con una croce elvetica in campo rosso, emblema esattezza agganciato a una teca di cristallo, con dentro una trapunta di velluto in attesa di reliquie microscopiche. Gli abiti duravano anni, il nero, il grigetto, un'altra spina di pesce, ognuno col suo panciotto sul quale durante il giorno la catenella che pareva di chiamarti tra un asola e l'oriolo nel taschino si stendeva. Lui certe sere era greve di vino, si spogliava nel sonno, puntava al mattino, ma si restava fresco come certe volte, io, adesso forse più vecchio di quella sua età, che lo sbirciavo a ritrovare le sue spoglie, la giacca dignitosa, i pantaloni, dall'impeccabile piega, e perché non dire del fregio rosa sulle mutande? Perché tacere il colletto inamidato? Tutto così ringiocondiva a ogni risveglio, sbarbato e tranquillo, e di un colore chiaro, se distese dal riposo, sbiadivano sulle guance le venuzze capillari, quale decoro l'abito, rinnovato ogni giorno, restaurato dal persistere della giovinezza. Dico il nero, il grigetto, un'altra spina di pesce,
e un quarto credo ereditato da un parente defunto, duravano anni. Io li spiavo mattina dopo mattina e lui spiavo impassibile a tutto, al passare del tempo, al male dei creditori. Ma vai avanti, che c'è il finale che è strepitoso. C'è un calare di forze, un calare di brache. Le note dei taccuini si pasticciano, né più giova a registrare i nomi delle amanti o gli incontri, i doni. Chi se ne frega, uno si dice, dell'ordine. E lì lui non ebbe più forza da dare ai suoi vestiti. Di colpo furono vecchi. Primo fu il nero, umiliato dal lustro. Poi sparì il grigio, poi quello a spina di pesce. Dimentichiamoli, altri ne furono addotti invece, da sartucoli a zeccagarbugli, asserenti per mezzo delle vesti, di portargli vigore tra gli dei familiari, che come ti sta bene, come ti fa giovane, mentivano. E lui lasciava fare, ma lo sapeva benissimo, che anche i più ricchi panni perdono il loro pregio quando è mutato il corpo che li indossa. Non ha più gloria da dargli. In tre giorni si sfà il bel vestito, lui lo trascina nel suo precipitare, strappi e frittelle, bottoni penzolanti, presto divelti da pestiferi infanti. Muoia con me ogni orpello, sembra dire. L'oriolo diventa aritmico, anche la Svizzera da ore da impazzire. Ah, il triste riprovare, che lui stava ancora in piedi, tenuto su dall'appretto del nuovo, ma per poco, nel cupio dissolvi di tutto, poi ripiombava, ma ancora vivo da spaccare il guscio che imbracava quando gridava basta con queste fregnacce. Perché come se fossero vivi vestiamo i morti. Perché come se fossero vivi vestiamo i morti. Quanto più casta e giusta è l'unità dei corpi che li avvicina a loro finalmente disincantarsi. Ma noi li mascheriamo, così copriamo le ossa troncate perché fingano la superiorità della catarsi. Bene. Un applauso alla poesia. Adesso devi mandare la Mary. Allora, eccoci. La Mary Barbara. Riesco. Fa un intervento. Qui leggerà anche il testo, ma appunto presenta la figura del poeta, della onestà della sua poesia e anche parla di democratizzazione della poesia. Lasciamo la voce a lei. Buonasera a tutti, ringrazio Amos Mattio per questo invito, saluto anche Maurizio Cucchi, Marco Pelliccioli. E vi ringrazio appunto per questo invito a parlare, a ricordare Giovanni Giudici, no? Un poeta che a mio avviso non si può non amare, se non altro per una frase, cioè quando disse «Io ho bisogno di ordine, io ho bisogno di regole, se non altro per trasgredirle». In realtà lui disse un'altra cosa, usò un altro termine che rientra più nella sua poetica, secondo me, cioè disse «Io ho bisogno appunto di ordine e di regole, se non altro per far le fesse», disse così. Che secondo me è anche un'ottima definizione appunto di letteratura. Ecco, Giudici rispetto ad altri poeti, insomma, del secondo Novecento, secondo me ha sempre avuto una piccola marcia in più, diciamo così, proprio per questa grandissima dimensione di onestà intellettuale, no? Che poi non è così scontato, perché siamo negli anni 50, 60, quelli della sua formazione, quelli della sua pubblicazione, e la poesia italiana in quel periodo cerca ancora di risolvere in qualche modo l'esaurimento del codice ermetico e anche di prendere distanze dalla dimensione appunto troppo lirica degli anni 30. Anche Giudici
cerca di fare questo, insomma, nella sua opera, nel suo lavoro, no? Di prendere queste distanze. Però Giudice fa un passo indietro, e cioè si chiede: può oggi l'uomo essere un poeta? Cioè, è possibile per l'uomo oggi, l'uomo contemporaneo, trovare la poesia ed esserne soggetto e oggetto? Questa naturalmente è una domanda che si è fatto anche un altro poeta, come Andrea Zanzotto, ma la prospettiva è completamente diversa, nel senso che noi sappiamo che Zanzotto, per risolvere, no, questa distanza io-mondo, io-linguaggio, eccetera, eccetera, si inabissa proprio, si inabissa nella lingua, nella linguistica, nella psicoanalisi, nello strutturalismo, insomma, in tutte quelle che erano le scienze umane che in quell'epoca si stavano molto diffondendo. Giudici invece si inabissa nel sociale, però bene. Nel senso che cosa cerca di fare? Cerca di portare a galla, no, proprio tutte queste incoerenze, contraddizioni dell'animo umano, senza nessun autocompiacimento, di giudizio, insomma, un retorico, anzi lui parte proprio dalle sue contraddizioni. E a proposito di questo, io volevo leggere solo la chiusa in realtà, la chiusa di una poesia, perché la poesia è lunga, insomma, e quindi un po' per far capire l'aspetto che a me ha sempre molto colpito di Giudice, no? Questa chiusa dell'intelligenza col nemico che dice: c'è chi mi crede un mercante intento ai traffici. Tu sai soltanto che è ambiguo il mio cuore, ma non mente. Resistere è difficile. Ecco, io trovo che questo tipo di versi, sinceramente altri che adesso vi leggo, sia una poesia molto, molto civile, cioè io la trovo più civile di altre poesie che si sono state definite tali, fin insomma dal loro, dalla loro comparsa, di altri poeti molto apparentemente insomma più civili in qualche misura di Giudici, anche se non voglio fare nomi perché ne ho fatti già molti tempo fa in sede di registrazione, ma no, facciamolo. Per esempio, io trovo che questa poesia sia più civile alla mia nazione, alla nazione di Pasolini, no? Per esempio, ma anche quando lui dice, c'è un altro incipit straordinario di Giudice, mi pare in impostura, vive un uomo di doppia verità. E nella stessa poesia dice: ciò che non ami lo ritroverai in questa moltitudine, gli odori delle case, i suoi vizi, i falsi amori degli idoli, anche il rifiuto del bene quando non è benessere. Ecco. Quindi io trovo che sia un poeta che ha saputo mettere in luce proprio in versi, no? Questi aspetti che trovo fondamentali sempre, soprattutto poi per chi si occupa di letteratura. Cioè, Giudici era un poeta, era un intellettuale, per dirlo con parole semplici, che diceva: sì, d'accordo, io faccio parte dell'intelligenza, io in qualche modo destrutturo questa società capitalistica, destrutturo questo mito, questa società del benessere, però al contempo voglio comprarmi anche la villetta al mare, no? E questo ovviamente non per, assolutamente non per mettere in una dimensione di coerenza arte e vita, di questo non ce ne frega niente naturalmente, ma proprio per evidenziare la complessità e la fragilità e le incoerenze dell'animo umano che fondamentalmente ha mille sfumature. Ma io ho trovato Giudici sempre molto originale e cioè contraddittorio, no? Tra virgolette, anche con l'epoca, perché pensiamo, siamo Giudici pubblica a un passo dal 68, mi pare La vita in versi, 65, se non erro, e sappiamo che il 68, insomma, prevede tutta una dimensione in cui predilige, per esempio, anche la campagna, la natura, l'armonia, la pace, la spiritualità rispetto alla città, che è una sorta di inferno, no? Come ci diceva Maiorino, colpevolizzata, industrializzata, massacrata. E Giudici cosa fa? Scrive un testo che a me fa sempre sorridere fin dal titolo, se sia opportuno o no trasferirsi in campagna. E
E nonostante tutto, cioè lui dice, nonostante sì, è vero che la città è massacrata, la città è inquinata, insomma, è il luogo del male, però lui dice, io continuo a preferire a preferire la città, perché la città è luogo delle scelte, è luogo della storia, è luogo delle decisioni. Insomma, giudici. Ce l'ha detto molto bene, c'è stata una cosa molto importante nella vita in versi, no? Soprattutto nella vita in versi, la poesia intendo all'interno della raccolta, anche se lì c'è un impasse finale che risolverà in finis fabule. Finis fabule non a caso, una poesia breve, però chiude proprio la raccolta della vita in versi. E cosa ci dice? Circoscrive le funzioni della poesia, dice sì, la poesia è una sorta di osservatrice di questa realtà impoetica. Però attenzione, dice in queste poesie, attenzione per quanto riguarda la poesia, di non scambiare mai l'essere con il dire e con il potere, altrimenti cadiamo nell'equivoco moralistico, cioè altrimenti c'è il rischio, fondamentalmente, che la poesia diventi l'alibi, proprio l'alibi, delle nostre frustrazioni, dei nostri narcisismi. E lui, questa dimensione, no, di lagnanza dell'io narcisistico, più o meno è un tema che affronta, cioè che cerca di ostacolare appunto questo io narcisistico per gran parte della sua opera, fino ad arrivare a una sorta, lo suicida, no? Si immagina questi suicidi di questo io lagnante, insomma, mitomana, eccetera, eccetera, in autobiologia. E poi anche per quanto riguarda il giudice più sperimentale, personalmente io amo molto quello di O Beatrice, perché anche lì c'è un'altra idea geniale. Cosa fa? Democratizza veramente la poesia, perché desublima il sublime, no? Abbassa il sublime, lo rende in qualche misura democratico e quindi costruisce, inventa questa Beatrice, scritto tra l'altro non a caso con la B minuscola, inventa questa Beatrice che fondamentalmente è un'anti-Beatrice, è un'anticlizia, possiamo dire anche così. Fino ad arrivare a poesie come Ciao sublime o a poesie come la descrizione della sua morte, no? E in cui c'è quel verso finale nella chiusa che è, oddio, morire la mia vita, morire la mia vita non era naturale, che ci sta a tutto un altro significato nel contesto della poesia, ma io anche qui, morire la mia vita non era naturale. Sforzando, azzardando un minimo, l'ho sempre visto da una dimensione anche metapoetica. Teniamo sempre conto del contesto, siamo negli anni 60, le avanguardie, le varie tendenze poetiche. A me pare che Giudici in questo verso dica anche: uccidere la mia biografia non mi pare naturale, però questa ovviamente è un'ilazione mia. E poi c'è la bellezza del male dei creditori, in cui non ci sono proprio, ancora più compiutamente, non ci sono appigli ideologici e di conseguenza riesci a dire proprio meravigliosamente in maniera molto decisa le contraddizioni dell'animo umano, fino anche ad arrivare a come noi mettiamo una maschera, no? Anche alla morte, con gli abiti e i corpi, dove di nuovo, no? Emerge in maniera molto energica questa contraddizione tra realtà, finzione, tra maschera e autenticità. E così anche in quanto spera di campare Giovanni, che è del 93, e dove Giudici ritorna un po' alle origini, ritorna alla sua poetica e anche alla scrittura, soprattutto prima di Saluz, che è stato un po' l'apice, no? Saluz della sperimentazione, però
A proposito di questo proprio, di giudici della sperimentazione e dell'altra parte invece della sua poesia, volevo dire questo. Ci sono dei poeti, io trovo, che siano molto più innovativi nella loro dimensione più onesta, tra virgolette, più lineare, più tradizionale, cioè riescono a dare dei codici letterari molto più innovativi in quella dimensione lì, rispetto a quando si sono cimentati nelle forti sperimentazioni, perché poi erano negli anni 80, dove tutti dovevano in qualche misura rifare la metrica partendo dalla lirica provenzale, quindi tutti a fare di nuovo il sonetto, fino all'ipersonetto di Zanzotto, ma anche Giudici, no? Si è inabissato in questa dimensione, che era un po' una moda, che era una suggestione, però. Io trovo appunto che il giudici della vita in versi, il giudici del male dei creditori, sia più compiuto, insomma, più innovativo. E per chiudere, volevo leggervi una poesia che, allora, è una poesia, perché scegliere una poesia di giudice è difficile perché ha scritto tantissimo, poi ha poesie o molto corte o molto lunghe. E non volevo leggere proprio una delle, ne ha scritte tantissime di belle, una poesia, non volevo leggere una poesia scontata, ma forse voi la conoscete, e volevo leggere e salutarvi con Una casa a Milano, che fa parte della vita in versi. Una casa a Milano ha anche una struttura poematica molto lunga, però io vi leggerò solo la prima sezione e quindi inizio. Una casa a Milano. Una casa nei giorni dello smog a Milano è difficile trovarla. I miei pochi risparmi e il molto debito non tolgono il diritto d'abitarla. Insieme io e te, per qualche anno felici, dentro gli occhi e nel sesso, sotto un tetto senza pensieri gravi, dopo il sole del giorno, tranquilli nella stanza alta, nel caldo letto. Con i bambini ancora urbanamente ignari, ma già savi, con la pagina ancora aperta sul tavolo nel buio della stanza, più buia della mente, ma ricco di ferme parole nel mattino domestico, aggressivo alla lettura del foglio democratico, non chino a servitù di stanchezza o paura. Cerco una casa comoda, un riparo al mio pane privato per la vita che resterà, comprata col denaro necessario a comprarla, non finita completamente. Ma in questi giorni l'aria è gialla. O forse sembra sì che ogni strada è uguale e non posso pensarmi fra 10 anni o 20 o di più nella contrada, e qui inizia la visione praticamente del futuro. Completamente anticonsolatoria e bellissima, quindi dice, per chiudere, non posso pensarmi fra 10 anni o 20 o di più nella contrada che scelgo piena di promesse e dire. Qui probabilmente io morirò, senza sentirmi fin d'ora morire in poca luce, qui dove sarò accanto a te per molti giorni e sere. Muteranno le voci dei miei figli, tutta la vita in sto buco di casa, mi roderanno le tue querele. E con questi versi di Giudici vi saluto e vi auguro un buon proseguimento. Pelliccioli, che è stato già nell'epoca pre-Covid, no, ospite, esisteva poi già, c'è un ante-Covid, no? A questo tavolo, e che in altre cose che ho fatto a distanza è già comparso. Vai, Mario. allora, bene, buonasera a tutti. Come prima cosa ci tengo a ringraziare Maurizio Amos, che è nella casa della poesia, per l'invito. E per me è un grandissimo piacere parlare di Giudici, innanzitutto perché è una di quelle figure che sento particolarmente vicino, ma poi al di là di questo per il fatto che senza dubbio, come è stato già ampiamente detto, è una figura centrale nella poesia del secondo novecento italiano.
Ora, io ho pensato di chiedermi, visto già, diciamo, l'importante cose che sono state dette sui giudici, mi sono chiesto oggi che senso abbia ancora leggere i giudici, cioè perché la sua opera risulti nel 2022 ancora particolarmente attuale e significativa, sia verso il pubblico dei lettori di poesia, ma anche verso il pubblico gli autori delle nuove generazioni che si affacciano alla poesia e non solo a mio avviso non possono ignorare i giudici, ma hanno, credo, molto ancora da apprendere e da mettere anche, diciamo, in campo. Ora, io ecco, prima vi sono due, diciamo, senza volermi dilungare troppo, sono due gli aspetti, diciamo, centrali che io trovo formidabili in giudici, soprattutto se poi lo contestualizziamo dalla metà degli anni 60, ma che ancora oggi possono dirci qualcosa, e che sono in primo luogo il suo rapporto profondo e indissolubile con la realtà, e in secondo luogo la lingua che giudici adopera nel corso della sua opera, che insomma ancora oggi per certi versi risulta forse più innovativa di alcune soluzioni che oggi magari si spacciano per essere innovative, ma per assurdo risultano quasi più datate. Ora, prima di addentrarmi così in questi due temi, ci tenevo però a leggere subito un testo a cui appunto io sono particolarmente legato, che è Piazza Sembon. E che dice: sbraita decoro il creditore, infierisce sull'insolvente, gli minaccia galera. Fa adunare la gente del passeggio serale. Il giusto chiede giustizia al procuratore del re. Gli è contro solo il bambino che trema di paura e vergogna, ma che finge di appartenere ad altre, non si stringe al genitore maltrattato. Il figlio del debitore, io sono stato. Per il mio padre pregavo al mio Dio. Una preghiera dal senso strano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo. Ora, io penso che già come si può benissimo vedere in questo testo, o come dalle poesie che sono già state lette, soprattutto La vita in versi che Maurizio Cucchi ha letto in apertura, è evidente quanto nella poesia di giudici vi sia un legame con la realtà profondo e significativo quando lui dice metti la vita in versi, trascrivi, che cioè lui ci porta attraverso la poesia a un'apertura, a spalancare la poesia a un contatto diretto con la realtà. Cioè proprio si pone nella posizione di esporla nel senso etimologico del termine, cioè